100 teramani espulsi dal mondo del lavoro saranno formati e reinseriti in attività lavorative entro la fine del 2021. Parliamo del progetto Spazio Lavoro Futuro, risultato tra i vincitori dell'avviso pubblico Agorà Abruzzo Spazio Incluso, promosso dalla Regione per favorire la crescita e l'occupazione dei soggetti svantaggiati. In provincia di Teramo hanno aderito 26 partner pubblici e privati, capofila la comunità montana Gran Sasso. Il bando prevede anche per il potenziamento di quelle che sono le proprie attività e competenze anche un voucher formativo che i beneficiari possono sfruttare e che poi li può reinserire all'interno di un progetto che vede il coinvolgimento di tanti ECAD e tanti soggetti pubblici e privati. Il progetto Spazio Lavoro Futuro è stato avviato nel marzo 2020, sono arrivate 283 domande, selezionate 100. I richiedenti sono in maggior parte lavoratori e lavoratrici di circa 50 anni, senza più un'occupazione, e molti di loro posseggono titoli di studio universitari. Gli utenti quindi avranno la possibilità di iniziare un percorso anche lavorativo e questo sarebbe comunque rappresenta il cuore del progetto, cioè quello di recuperare delle famiglie, delle persone che sono in un grave disagio e inserirle in un contesto lavorativo. Dello stesso tempo questo permette l'accrescimento territoriale del centro che è oggetto del progetto. I 100 soggetti svantaggiati selezionati otterranno un voucher di 1.500 euro per la formazione, oltre ad 800 euro mensili per la durata del tirocinio. Perché nasce questo progetto? Il progetto nasce perché vogliamo ridurre il disagio sociale di quelle persone più fragili e svantaggiate. Con questo progetto li andiamo a formare, a orientare e permettere a loro di avere un'inclusione lavorativa e sociale. Questo diciamo è l'obiettivo principale, però dopo ci sono tante altre iniziative all'interno di questo progetto che vale circa 3 milioni di euro. Inizialmente erano stati finanziati 4 progetti, io ho voluto che si finanziassero tutte e 7, siamo usciti a questo obiettivo. È un primo passo importante per tanta gente che ha bisogno, soprattutto in questo momento difficile che stiamo attraversando con la pandemia. Quindi a questo si aggiungeranno tante altre iniziative di inclusione sociale per le persone più deboli con la nuova programmazione dell'FSE 2021-2027.